Grazie Presidente. Ero preoccupato in quanto vedevo che qualche braccio incominciava a cedere, ma meno male siamo accorsi in tempo. Posso? Grazie. Su questa proposta di legge ci sono alcuni punti che presentano delle criticità. Mi riferisco specialmente a quello che è l'articolo 2, al comma 1, dove a presentare quelle che sono le difficoltà della Regione, che ancora una volta in questo caso si ripete la storia, è troppo lontana da queste realtà. Nell'articolo stesso non ci sono quelle indicazioni precise dove vengono chiarite quelle che sono le funzioni di pulizia idraulica, di pronto intervento idraulico sulle opere, quelle giudicate di seconda categoria. Ci si domanda come queste possono essere concretamente eseguite dalla Regione, come la stessa Regione possa svolgere quello che è un servizio di vigilanza sulle opere idrauliche di seconda categoria, su quello che sono anche le opere di consolidamento delle stesse, nonché quelle che addirittura vanno anche a essere di interesse, vanno a incidere. Per favore. Per cortesia facciamo finire il consigliere Cantone, grazie. Grazie Presidente. Dicevo, devo riprendere il filo del discorso, specialmente quelle opere di consolidamento degli abitati che sono anche, come dire, coinvolti in maniera anche pericolosa da quelle che sono queste opere appunto idrauliche. Ci si domanda e vorremmo sapere come concretamente queste funzioni saranno svolte. Inoltre, al comma 2 vengono, come dire, evidenziate anche altre disfunzioni, come per esempio quello delle prestazioni, delle funzioni del consorzio di bonifica, dove a questo punto sembrano essere più enti di programmazione, ma non quello che poi di fatto sono nati appunto per esserlo, delle strutture operative. Venendo a quello che è l'articolo 10, nelle funzioni della Regione, e sempre in merito alla gestione delle risorse idriche, si chiede come appunto questa pulizia delle acque possa essere eseguita, cioè con quali uomini e quali mezzi. Non ne viene chiaramente indicato appunto l'elenco e le mansioni. Allo stesso tempo, alle stesse comunque funzioni di vigilanza su quello che oltre alla gestione è anche quello che è il controllo dell'utilizzazione delle acque, come l'articolo 14,1, anche lì queste funzioni di vigilanza e di controllo. Chiedo se è possibile un minuto perché sono stato disturbato e non ho potuto finire. Consigliere Grazie. Cantone, bene, finisca, però Grazie. siccome sono giorni un po' Sono gli ultimi intensi, due. come avrà visto anche dalla Sì. mole degli emendamenti che sono stati presentati, se rispettiamo i tempi, grazie, finisca pure. Grazie. Articolo 14 era quello che avevo già detto, vede poi alla fine. L'articolo 17 che ribadisce appunto quello che è la problematica della regione, ripeto, che è troppo lontana da questa realtà e come non è chiaro che ci sia la possibilità di svolgere anche quelle che sono delle operazioni di monitoraggio. Anche qui non sono indicati quelli che sono gli uomini, i mezzi e le stesse mansioni degli stessi uomini. Grazie. Grazie a lei.